Come ci si sente ad essere indicato come l'uomo della provvidenza? Il tuo ingresso ha cambiato la Paganese. No, non c'entra il singolo, nel caso io. La squadra, il primo tempo, sì, non abbiamo giocato bene. Ma non era una partita facile, anche loro si sono chiusi dietro e quindi è stata una brutta partita in generale. Secondo tempo siamo stati molto bravi, è stato bravo Deli a fare un grande gol che ha sbloccato la partita e poi siamo stati bravi a riprovare a trovare il gol della vittoria. Adesso sicuramente le cose stanno andando un po' meglio rispetto all'inizio, quando magari giocavamo bene, però non raccoglievamo niente. E alla fine nel calcio si sa, quello che contano sono i punti, quindi le buone prestazioni, se non sono seguite dai punti, non servono a niente. Mister Sottil invece cosa ha portato? Mister, ha portato sicuramente la voglia di ripresa, perché sicuramente quando è arrivato la situazione in classifica soprattutto, e comunque anche il morale non era buono, ovviamente, perché avevamo raccolto veramente pochissimo. E in questi casi la prima cosa da mettere è appunto la voglia di rivincere, la voglia assolutamente di non mollare, di non farsi travolgere dagli eventi. E per fortuna siamo sulla buona strada, diciamo. Che punto è la tua condizione, visto che sei stato frenato da qualche intoppo di troppo? Sì, io adesso sto meglio, sto un po' meglio, sto lavorando molto per trovare la miglior condizione e sì, sicuramente fino adesso non sono stato al 100%, però la condizione comunque si trova solo allenandosi e, voglio dire, giocando, stando sul campo, quindi io devo fare questo.